Eccoci qui. Ivana, ci sei? Ivana! Perché qui al 58esimo salone nautico la sicurezza è molto importante. È fondamentale, vediamo. Vediamo, valigetta di sicurezza, salvagente nautico, crema solare, cannocchiale e radio addirittura. La sicurezza prima di tutto. Salgo, in tutta sicurezza salgo. Eccoci. Seili, grazie. Seili, ufficialmente a bordo del vostro progetto. Allora ne approfitto, sì. Addirittura. Eccoci, finalmente seduti, comodi, ci siamo rilassati. Fa caldo a Genova, ma qui a bordo si sta bene. Si sta bene con Ivana e con le sue ragazze di questo progetto che negli anni continua e ha sempre nuovi obiettivi. Esatto, noi siamo molto felici, anzi come ormai diciamo noi siamo velici perché abbiamo inventato questo progetto della velicità, vela più felicità. Siamo molto soddisfatti di come sta andando il progetto, che è quello di promuovere la vela femminile, di avere sempre più donne che fanno vela con noi e siamo molto soddisfatti di come sta andando anche la borsa di studio Falchette di AIRC, la borsa è biennale, punta ai 50.000 euro, ne abbiamo già raccolti più di 30.000, come avrà modo di dire Loredana che ha più informazioni di me in merito. Raccolgo la palla e passo la parola a Loredana Carzo del comitato di AIRC Liguria. Come sta andando al salone? Viene gente a trovarvi? Riuscite a raccontare le vostre storie e le vostre storie di vela e anche di donne? Assolutamente sì, ma noi come AIRC, come rappresentante di AIRC Comitato Liguria, ci tengo molto a sottolineare sempre ogni volta che poi ho la parola che grazie dal 2015, grazie ad Anne Suasic Bertin e Ivana Quattrini è nato questo progetto, questa idea bellissima che è stata una novità proprio a livello anche di all'interno di tutti i nostri eventi a carattere nazionale. Quindi è AIRC è molto legata allo sport perché lo sport fa bene. E praticamente posso dire che per quanto riguarda la vela, grazie a loro siamo stati i primi a promuovere questa iniziativa bellissima. Per quanto riguarda poi il pubblico e tutte le persone che sono fermate allo stand, al nostro stand di AIRC e di Blue Project, beh, meglio di loro, con tutte le persone che comunque si sono incuriosite, giusto Ivana? Assolutamente, che vogliono anche loro far parte della Women's Sailing Academy, è una cosa molto bella e noi come Comitato Liguria ne siamo felicissimi, è una cosa che ci entusiasma, arrivare a 30.000 euro nell'arco di un anno e mezzo vuol dire che comunque è un'iniziativa che piace e che le persone colgono anche il valore di quello che è l'importanza che è la ricerca. Certo. Quindi grazie, soprattutto grazie a loro. Poi è logico che si ringrazia il team, noi anche che interveniamo, partecipiamo a queste regate, la maggior parte di noi sono un po' tra virgolette dilettanti, giusto Anne, posso dire questo, però ci impegniamo perché è vogliamo arrivare a 50.000 euro e poi si vedrà. Obiettivo 50.000 euro assolutamente da raggiungere. E Loredana giustamente parlava di team e di quanto fa bene lo sport e soprattutto il mare e la vela per noi appassionati. E dare la parola a una ragazza che dice di parlare poco e la voglio mettere alla prova. Anna, te che segui comunque il progetto da parecchio tempo, dall'inizio, una storia che vuoi raccontare, che ti viene in mente? Ma più che una storia, più che una raccolta fondi, più che far crescere le ragazze e ricreare un team, si è creato tutta un'amicizia, un vero gruppo, un vero spirito di gruppo attorno al quale riusciamo a tirare dentro dei soldi ovviamente per l'AIRC, ma a far crescere anche delle ragazze che arrivano di vari orizzonti e le portiamo sia in iniziazione vela che in regate. E questo è veramente lo spirito del team che cerchiamo di diffondere.
Spirito del team che possiamo vedere, abbiamo visto anche con Seli e ogni anno a Chiavari. Una regata, diciamo uno spirito di compagnia, di stare insieme tra chi comunque sta combattendo ancora. Guarda, veramente si è creata, come diceva Anno, un'amicizia, una coesione che va veramente oltre i confini, i chilometri, siamo legate tutti gli anni e abbiamo visto tantissimo affetto attorno a noi, anche qui al Salone, con Ucina, con Confindustria Nautica, con le autorità, Yacht Club Italiano. Cioè proprio sentiamo che c'è molta corrispondenza con chi entra in contatto con questo progetto, nutre affetto poi per chi lo porta avanti, per chi è coinvolto e quindi... Cioè coinvolte, scusate se ti interrompo, coinvolte le ragazze, le donne che partecipano, ma le loro famiglie naturalmente. Tutti quanti, veramente, a 360 gradi. A 360 gradi, tutti coinvolti con questo progetto e con AIRC. E qui al Salone, in banchina, e sicuramente vogliamo invitare a visitare la barca, a visitare il vostro stand e se ci ricordi dove possono contattarvi, perché è molto importante. Certo, allora noi saremo al Salone Nautico fino a domani 25 settembre, martedì, domani mattina alle 11 abbiamo una conferenza dove raccontiamo il progetto pubblicamente, altrimenti vi aspettiamo tutti a Chiavari dove abbiamo la nostra flotta. Cercate Blue Project Women Sailing Academy, siamo sui principali social, su Facebook, potete cercare Women Sailing Academy o Women Sailing Cup, siamo a Chiavari, Calata Ovest con la nostra flotta, cercate Ivana Quattrini, Diane Swazik Bertin, siamo a vostra disposizione, venite a trovarci e uscite in vela con noi, felicità per tutti e in sicurezza. In sicurezza l'ultima cosa da parte di Loredana, l'invito di AIRC qual è? L'invito di AIRC è di continuare a seguire naturalmente sia AIRC ma anche questo progetto di Anna e Ivana, perché è una bella cosa, una bella esperienza, è vero, diceva Anna, la solidarietà anche tra donne, ma è bello anche queste uscite che fa in mare dove comunque ci sono sempre delle cose nuove da imparare e ci unisce molto e ci unisce anche al progetto arrivare poi ad aiutare delle persone che sicuramente ci sperano ancora tanto e quindi questi ricercatori, tra l'altro questa borsa di studio sarà consegnata a un giovane ricercatore che seguirà la sua ricerca in Liguria, ma non è detto che magari da biennale questa borsa di studi la possiamo trasformare anche in triennale, perché se va bene, se anche quest'anno riusciremo a raggiungere l'obiettivo di 50, sarebbe ancora più interessante farla triennale questa borsa di studio, perché così il ricercatore ha più possibilità di restare comunque qua in Italia ma anche in Liguria da noi. Quindi continuiamo a seguire AIRC, continuiamo a seguire la Women's Sailing Academy e spero che tante donne come me, ma anche uomini, decidano di, chi non l'ha mai fatto ancora, di approcciarsi a questa bellissima esperienza. Io la trovo straordinaria. Quindi, come dicevamo prima, un contributo che può arrivare da tutti. Anne, dalle ragazze e dalle donne, no, non chiudi ancora, dalle ragazze e dalle donne che magari possono intervenire e partecipare al vostro progetto, oltre alla crema solare, che possono portare in barca? Non ho capito la domanda. Oltre alla crema solare, cosa possono portare in barca? Perché tu sei uscita da sottocoperta con una crema solare. Il salvagente lo forniamo noi, non c'è problema. Basta un equipaggiamento leggero o un po' più pesante se le condizioni si fanno un po' più toste. Comunque vestita da sportivo e noi accogliamo tutti. E a livello di spirito? Spirito gasata alle stelle. Gasati alle stelle, ultima battuta con Ivana, se vuoi diciamo ribadire e lanciare il prossimo progetto a tutti gli amici di Seili. Amici di Seili, venite e seguite la Women Sailing Academy e troverete la felicità. Vi aspettiamo a Chiavari, aiutateci, supportateci, la nostra Academy ha bisogno di tutti voi, uomini e donne, dateci una mano e sarete tutti felici con noi.
tutti felici allo speciale Salone. Grazie veramente a tutti e tre e al vostro progetto. Grazie.